A heart of gold. Anello della rigenerazione. Vediamo un po' se va. Questa è la zona più peggio che esista. Però si rigenera la salute, quindi va bene. Male. Ok. Che disastro sta zona. Sta zona è un disastro. Recuperiamo tutti gli oggetti possibili e immaginabili. Vediamo se funziona, lo scudo. Ah, ok, un altro. Bene, scende però. La salute scende, ma. Va bene. Siamo quasi immuni da veleno. Questo li sciocchiamo. L'ordine della vedova. Andasse a sinistra subirei un'invasione. Subirei veramente i danni di una mannaia. La famosa mannaia che fa danni veramente alti. Quindi per il momento lascio correre, che sì, vorrei almeno recuperare le anime precedenti, che non erano tante, però per debuttarle. Il fango purtroppo non si può rotolare e ogni volta che arrivo qui la prima volta dopo tanto tempo me ne dimentico
e muoio perché provo a rotolare. Tanto la vita è scesa, eh. Quanti anime erano? Oh, ciao cinghiale. Sono cose che muoiono, eh. Non so che so, sono morte da sole praticamente. Allora, questo è il punto peggio per me, perché c'è quel cazzo di bestione non so manco dov'è, tiro a caso, eh. Non è qui? Sembrava di sì. Sì, che palle questo veleno. Ah, è qua su, sì. L'ho preso, speriamo sia quello grande. Vediamo qual è. Questo veramente mi uccide fisso, fisso. Ci viene giù. Eccoti. Mi sa che è uno di quelli piccoli però. Quello grosso. Niente, non lo più. Azzo. Questo è tremendo. Questo viene giù e mi ammazza, fisso proprio. Questo scudo qua non para una sega. Viene? Che dice? Viene? Sparare a caso, eh? Dove sei? Chi lo vede? Sto maledetto. Niente. Una paura di questo. Cazzo sta? Eccolo, corri via. Sicuramente muoio, eh. Eccolo, questo mi ammazza sempre. Che cazzo è? Dai, vieni giù. Tu sei? Eccolo.
eccoti. Eccolo. Mamma mia. No, lì lo devi prendere. Subiscono danno per niente. Vaffanculo. Ehi, piglialo. Quest'albero mi sta a salvare il culo. No, piglialo. Piglialo. Mena. Mena. Alleluia. Oh. Non ci posso credere. Veramente? Lo so, c'è il veleno, c'è il veleno. Sì, sì, lo so, lo so. Quello è un nemico, guarda. Dopo c'è un isolotto, ce ne sono quattro di quelli. Veramente non è impossibile passarlo. Ma poi comunque non ho livellato bene il personaggio. Guarda, questo mi era rimasto. Tanto... Guarda quanto danno subisco. Lo scudo è bello, solo che... rigenera la salute. Però il danno lo subisce tanto. In questa zona poi ci sono un milione di oggetti. Ora... devo ricordarmi. Assolutamente. Qual è la strada? Altrimenti. Quanto è il cazzo che ho ammazzato quello? Ora la strada quale sarà? Che non me la ricordo. È una vita che non vengo qui. Spero sia questa, ma... L'importante è che non vado dall'NPC quello che... Cioè non è l'NPC perché questo invade e picchia anche forte. Da quel Red Phantom. Speriamo sia la strada giusta. Sento la tensione, sì. Non ricordo. Non ricordo. Ma questo già ce l'ho. Che è sta roba? Ah, è uno che è cascato. Il problema di sta zona è che non si riesce mai a capire dove cazzo si deve passare. Poi ho una vita che non la fo, peggio ancora. Se mi invade l'NPC so del gatto. Red Phantom, non l'NPC, sono fissato, è questo animaliero antico e va bene. Le meduse vengono da me.
aggiungi un altro oggetto. Qui è pieno. Leva sta telecamera. Allora qui. Ok, mi sono riperso. Sullo scudo c'è. È lo scudo di quel bastardo traditore dei Pacis. Eccolo. C'è un uccello al posto della testa di un ciccione enorme. Dell'arbitro che era il boss che ho fatto. Sì, no, lui era andato, io ancora no. È il boss che ho ammazzato la cripta delle tempeste. È lo scudo suo e ci è disegnato lui, infatti. Questo era il boss del secondo della cripta delle tempeste. No, il primo, scusa. Boss arbitro. Però qui c'è un problema molto più grosso, che io non so dove cazzo sto andando. E così c'è il forte rischio di andare in braccio a Red Phantom. Red Phantom è forte e mi uccide. Poi dovrei aprire anche lo shortcut per non far sempre questa immersione, diciamo, nel liquame. Perché c'è tutta una passerella, questo è un po' come lo scolo, diciamo, in Dark Souls 2. È uguale, insomma, è la stessa. Solo che qui ancora non ci avevano i soldi, la From Software. Ok, eccolo, l'ho trovato. Bene. Ecco la strada. Sì. Ok, mamma mia, qui è un disastro. Imboscate continue anche da ste caverne qua su. Le zanzare della città in pane, no? Qui il problema è che poi se cadi devi rifare tutto il giro. Problema al gravissimo. E poi che non ci chiappe mai. Che cazzo. Oh. Erba nera e mi sta bene. Qui non ci sono buchi e mi sta bene. Guarda là. Scudo veramente impara niente. Rigenera la salute, ma danno proprio tanto. Io cadrò di sotto e allora smadonnerò tantissimo. Qui non c'è il buco, un pochino più avanti lì c'è. No, piglialo. Questi che buttano di sotto come niente. Eccolo. Allora, il brutto è che ci sono altri due su da capo e poi c'è una caverna da cui vengono giù 50.000. Le voglio imparare anch'io però le emote.
Piglialo. Sono una montagna. Ecco, uno è caduto. Uno è caduto. Uno adesso si è bruciato. Se viene giù mi butta di sotto. Oh, adesso il danno è questo. Quel buco lassù. Perché da lì arriveranno tantissimi. Sti bastardi. Non le vedo neanche io. Eccolo, arriva uno. Marcio. Anche voi, dai, venite giù. Guarda, guarda che non ci riesci. Fallo passare. Guarda che testina di cazzo che non lo fa passare. Mamma mia, se casco bestemmio in aramaico. No, la telecamera di puttana Eva. Ci sono altri? Sì. È una cosa incredibile. Ci sono altri due. Altri tre. Eccolo. Uno è andato di sotto. Uno sta per andare. Uno ci rimane. Mamma mia. Dai, basta, guarda quanti sono 300. Quanti sono, ma siete bastardi. Oh, questi di fuoco poi via. Va di sotto, testa di cazzo. No, non mi butta di sotto. Magna all'erba. Levati. Ci è mancato un pelo. E ci sono ancora, eh. Tu vieni? Che ha deciso? Non viene? Viene dopo, sicuro. Incredibile. Le cerca tutte per buttarti di sotto. Qualcosa. Tre
Fiorentina nera. Allora, osserviamo. Per carità. Sbagliato? No. Guarda dove si è messo sul pilone. Lo so, mamma mia, no, ero dimenticato di voi. Laggiù una nebbia, no? Non mi ricordo un cazzo. Questi sono forti, eh? Hanno parecchi punti vita. Tra l'altro là sopra c'è un mucchio. Conservano, cioè conservano, custodiscono una spada là sopra, c'è un mucchio di lumaconi che nascondono una bellissima spada, e laggiù c'è lo specchio per le allodole. Tu vai là, cioè io non ho aperto lo shortcut. Cazzi, perché questo è il peggior punto di Demon Souls. Qua l'ho preso? Quello grande? No. Ho saltato tutta una zona, eh. Saltato tutta una zona. E se è a grado uno di quelli grossi, mi sembra di capire. Spero di no. Stregone. Mo a quelli due che gli famo? Che gli famo? È uno o due qua, non mi ricordo. Perché è tosto come il marmo. Sono due? Sono due. Mi rompe le palle a morire qui, eh. Mi rompe i coglioni. Il brutto è che ci si muore. No! Ecco. Bravo, fa il giro. Qui, qui bello. Qui. Devo usare sta staccionata.
mangiare le erbette, colpire e scappare. C'è un altro. Demon Tools. Lineare in che senso? Che vuol dire lineare? No, bestia. Lineare che vuol dire? Esci da sta staccionata. Questi sono una cosa tremenda, ragazzi. Sono i nemici più duri di tutto il gioco. Vieni di qua, esci. Non esci. Ha detto che non esci. Ho saltato, mi sembra di aver saltato un pezzo per aprire una scorciatoia che mi evita di passare sempre dentro tutta sto veleno. Eccolo, via 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 via. No, spuga di qua, bastardo maledetto. Oh, mena. Però non mi ricordo, può darsi che è dopo sta nebbia. Oddio mio, ma non mi sembra vero che l'ho ucciso. Non può essere vero. Dalla staccionata? Sono saltato giù perché non ho visto altra via. Ora non so, spero se la raggiungo da qui. È quella. Che ci sono le zanzare? Lo so. Ah no, sono i moscerini. Ok.